alcuni condomini, non necessariamente di periferia, ma molto più spesso diciamo rinvenibili in periferia piuttosto che al centro, dove ci sono dei balconi che tutti i condomini chiudono con alluminio anodizzato, ma ciascuno di colore differente. E così viene, a me viene in mente questo accostamento, perché facendo il lungomuro ognuno ha interpretato la possibilità di delimitare la propria area di concessione con un muretto, quello che gli piace di più, con delle barriere per impedire l'accesso che lui ritiene le più consone, le più adeguate al contesto, anche perché, diciamocelo francamente, con l'andare degli anni si è stabilito quasi una mentalità per cui il concessionario è proprietario dello stabilimento, così non è, no, è proprietario dell'arenile sulla cui superficie insiste la sua concessione, ma così non è. La spiaggia è del demanio, cioè un bene statale devoluto con atti specifici alla regione, da questo al comune e da questo al municipio. Grazie Francesco, grazie al Partito Democratico per aver organizzato questo incontro che ritengo centrale e molto importante. Allora, noi in questi mesi, con il lavoro del Comitato Mare per Tutti, a cui aderiamo come Partito Democratico di Roma e di zona, stiamo portando avanti una battaglia per segnalare le diverse fattispecie di illegalità presenti sul litorale, quindi dal mancato rispetto dell'ordinanza, alle norme di legge, al PUA attualmente vigente, perché ricordiamoci che si sta parlando di un PUA in corso di elaborazione, però ad oggi c'è un PUA che è applicabile, il PUA del 2005, il Tribunale Amministrativo ha confermato l'applicabilità di quel PUA. In questa sede, il piano di utilizzo degli arenili, che sarebbe il piano con cui il Comune definisce la modalità con cui venga utilizzato appunto l'arenile, chiamato impropriamente così, diciamo. Però in questa sede noi volevamo spingerci su una valutazione che andasse oltre l'aspetto meramente legale, quindi del rispetto o non rispetto della norma, proprio perché la politica, oltre a andare a vedere quale regola non viene rispettata, ha anche l'obiettivo di disegnare queste regole, di disegnare una visione, un progetto, e questo è il percorso di cui noi ci vorremmo incaricare insieme al territorio da questo momento in poi. Chiaramente ci sarà una pausa estiva. Il problema, al di là dello stabilire se c'è legalità o meno, è proprio di un modello che è stato costruito e pensato in maniera sbagliata sul nostro litorale, un modello che limita l'accessibilità, quindi la possibilità di accedere all'arenile da parte delle persone anche diversamente abili, che non hanno la possibilità di raggiungere la battigia e di farsi il bagno come tutti gli altri, un problema di visibilità, un problema di eccessiva cementificazione che sicuramente è sorta per rispondere ad un'esigenza di servizi da parte delle famiglie di Roma, ma che oggi necessariamente ha bisogno di essere superata. Un modello in cui, permettetemi di dire, i lavoratori, stando a quello anche che emerge dai dati che abbiamo raccolto e che come Partito Democratico abbiamo presentato anche in Consiglio Municipale, lavoratori che risultano essere quelli in regola, troppo pochi rispetto ai servizi effettivamente erogati. Quindi noi pensiamo che questa debba e possa essere una possibilità innanzitutto per restituire davvero un indotto anche in termini di lavoro a questo territorio, considerato che è la prima industria del territorio e una delle prime industrie di tutta la città. Un commento molto rapido sul PUA attuale. Il PUA innanzitutto, secondo noi, è uno strumento in sé inadeguato, perché il PUA, per come viene definito, è il piano di utilizzo degli arenili, e quindi manca un po' la visione sinergica tra l'arenile, la spiaggia e la città. Ecco, noi proponiamo con questo percorso, a partire da questo documento, invece un piano che sia più sinergico, urbanisticamente più coerente, tra l'entroterra e il fronte mare. Quindi una progettazione più ampia che non si limiti soltanto al fronte mare e quindi alla spiaggia. Specificamente in questo PUA, e questa cosa ci teniamo a dirla perché è importante e significativa, l'attuale amministrazione sbandiera questo PUA come il mezzo attraverso cui verrà abbattuto il lungomuro una volta attuato.
vi invito a leggere questo PUA, che si trova tranquillamente sul sito del comune. È quasi totalmente assente la parola demolizione. La demolizione è annoverata soltanto come un'eventualità da lasciare all'iniziativa di chi partecipa al bando e quindi fa il progetto di riqualificazione. Quindi non è vero, cominciamo a dire questa cosa, che grazie a questo PUA verrà abbattuto il lungomuro. Anzi, questo PUA introduce, in realtà riprende, un indice di edificabilità che è quello previsto in parte dal piano regolatore, che è dello 0,05, e quindi tratta l'arenile come una qualsiasi area verde su cui si può edificare il 5% dell'area. Ecco, secondo l'unico calcolo che è stato fatto da questo municipio, mi sembra il 2013 o il 2014, per raggiungere questo 5% ancora sarebbero da edificare 17.000 metri quadrati. Quindi se noi dovessimo stare esattamente al testo del PUA, addirittura questo aprirebbe la strada a un'ulteriore edificazione di altri 17.000 metri quadrati, chiaramente in assenza di diverse stime. Quindi sfatiamo questo mito per cui, secondo il PUA promosso che promuove la sindaca Raggi e l'ex capogruppo non si capisce Paolo Ferrara, non è vero che si abbatterà questo lungomuro. L'altro aspetto, invece, più dal punto di vista gestionale, riguarda la costituzione e i consorzi. Questo PUA mette in atto un meccanismo per cui gli attuali concessionari si consorziano, presentano alcuni progetti e dopodiché in sede di bando sarà favorito, innanzitutto potranno partecipare soltanto i consorzi, e questo già creerà una grande scrematura, e in secondo luogo verranno favoriti chi avrà partecipato all'elaborazione di una progettazione. Ecco, noi crediamo che questo elemento vada contro il principio statuito dall'Unione Europea, quindi direttiva Bolkestein e tutte le successive interpretazioni di imparzialità della gara. Quindi noi vogliamo elaborare da oggi l'elaborazione di un progetto che parta da un'idea di mare, quindi da come questo mare debba essere utilizzato. Il mare ha rappresentato per secoli per l'uomo il senso dell'orizzonte, il raggiungimento dei propri limiti, il superamento dei propri limiti, la scoperta e la curiosità. Ecco, oggi noi abbiamo un muro che impedisce anche a me, ragazzo, di andare al mare e sognare il mio futuro, sognare un mondo diverso, sognare di scoprire il mondo. Ecco, noi vogliamo partire da questo concetto, quindi proprio da un'idea del mare, il ruolo che deve avere il mare per l'uomo. E da lì partire con una progettazione invece più specifica, che chiaramente non può essere compito di un partito, ma deve essere un compito dei tecnici, quindi degli architetti, partendo dal punto di vista, ribaltando il punto di vista che c'è stato fino ad oggi, quindi riponendo al centro il cittadino e l'utente e subordinando quindi il legittimo interesse del gestore, del concessionario, dell'imprenditore proprio a servizio di questi interessi cittadini. Noi intendiamo ribaltare questo paradigma e su questo chiediamo il contributo di tutta quanta la città. Vi ringrazio. Abbiamo parlato di PUA, abbiamo parlato anche di una cosa interessante che ha detto Agostino, cioè come le famiglie, i giovani, le persone percepiscono il nostro litorale, come vorrebbero viverlo, qual è il modello che immaginano. I modelli non possono essere soggettivi o creati ad hoc da tecnici, ma devono nascere dall'esigenza che ti raccontano i cittadini, le associazioni, operatori tutti del settore, che ti dicono quali possono essere, attraverso la loro conoscenza della tematica, quale può essere la visione, che è molteplice, perché se prendiamo una famiglia con tre bambini che vuole andare al mare il fine settimana, probabilmente ha delle esigenze diverse dal ragazzo ventenne che vuole raggiungere la spiaggia con gli amici. Quindi va integrato un discorso in tal senso. La partecipazione è alla base del processo che stiamo proponendo. Noi non possiamo avere la presunzione di dire come sarà il mare. Va ricostruito un tessuto sociale che riesca a formulare un pensiero da proporre poi a dei tecnici, che saranno loro in grado di ridisegnare in pratica il nostro litorale. Ci sono strumenti, qual è la base? Diceva, scusi? Altri 50 anni. Spero di no, spero molto prima, vorrei vederlo anch'io il lungomare e il nostro mare in maniera, non lo so,
la speranza è l'ultima a morire, la VAS, valutazione ambientale strategica. Questo è uno strumento che permette alle persone, tutti i cittadini, le associazioni, di poter fare una valutazione su un PUA, ossia su un piano o su un programma. Questo strumento, secondo me, va considerato all'interno della rimodulazione di un PUA, perché non si può prescindere dall'idea che un cittadino può avere su quel tipo di progetto. La VAS ha carattere ambientale, quindi ci parla di come preservare i nostri luoghi. Noi con un gruppo di lavoro, tra le altre cose, abbiamo fatto un esempio di come la VAS può funzionare sulla riserva del litorale romano. Era previsto per il regolamento poter partecipare alla VAS e noi l'abbiamo fatto facendo una proposta anche sensata. Questo si può fare sul PUA e io ci terrei che questo si facesse. Dare la parola ai cittadini, alle associazioni di zona, agli imprenditori, agli operatori del settore è necessario, non si può prescindere da questo. E mi domando per quale motivo non si sia proposta la VAS su questo PUA. Concludo dicendo e ribadendo il concetto che la pluralità di esigenze, quindi come tutti noi immaginiamo il nostro lungomare, il nostro mare, vada messa sul piatto e ragionata insieme. Quindi il coinvolgimento di tutte le parti attrici, dai cittadini fino alle istituzioni. Grazie ancora per essere venuti qua. Brevissime premesse, perché chiaramente siamo per la condivisione di un progetto, per la costruzione, la partecipazione di un progetto, ma qualche idea la mettiamo in campo anche noi. E la mettiamo ripartendo, o meglio, prendendo spunto da quello che fu il progetto di PUA del 2000, elaborato dall'assessore Contino con il sindaco, il quale attraverso un'analisi storica cercava di riportare a Ostia una uniformità urbanistica. Perché il vero problema poi che abbiamo nel nostro litorale è che è di fatto staccato dalla città, da quella specie di autostrada che noi chiamiamo lungomare, di quattro corsie, in alcuni tratti addirittura di più, che staccano completamente la città dalla spiaggia, dall'Arenile, anche in termini di fili. Basta pensare a Piazza Comazio, negli anni è stato normalizzato, è stato fatto diciamo, del parchetto che porta fino al lungomare, proprio fino a Lungomare, poi arriviamo sul lungomare e diciamo. Quel tratto di città si interrompe per dare spazio a questa autostrada a due corsie e poi dall'altra parte. Per le tante battaglie che ti stanno portando avanti, io veramente sono convinto che di fronte alla demagogia, l'inconsistenza di questa amministrazione che dopo aver fallito negli ultimi due anni ha rinnovato diciamo, i propri fallimenti adesso in questi primi mesi di azione della Presidente Di Pillo, che veramente su tanti 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 temi di interesse di questo territorio sta tenendo la testa sotto la sabbia. Poche settimane fa eravamo in un consiglio, in una riunione della commissione nella quale si parlava del tema del lavoro nero sulle spiagge, lì facevano finta di ignorare questo tema, che comunque è un tema serio, importante, su cui bisogna fare un lavoro. E così come devo dire che si stanno ignorando cose importanti. Io ringrazio i nostri consiglieri municipali, Agostino, Antonio, tutte le persone che sabato sono state a fare questa manifestazione insieme al comitato Mare per Tutti, simbolica di fronte a questo provvedimento della sindaca Raggi, che dopo aver annunciato Urbi e Torri che sarebbero stati 14 accessi liberi alle spiagge sul territorio, invece di fatto molti di questi accessi sono chiusi, non sono agibili, non sono, quindi è solamente un provvedimento di facciata. E bene hanno fatto i nostri rappresentanti di questo comitato Mare per Tutti a denunciare questo fatto anche alle autorità competenti, perché io credo che il terreno, rispondendo a tanti interventi che hanno detto qual è lo spazio per andare diciamo, tra quella che è la demagogia da un lato e quelle che sono delle semplificazioni sbagliate dall'altro per costruire delle opportunità, è quello di costruire dei percorsi nella legalità in questo territorio come in tutti i territori della città. E io credo che denunciare puntualmente quello che avviene fuori dal circuito della legalità e costruire però occasioni di confronto su come modificare i percorsi, perché a volte le regole vanno anche riscritte per andare incontro a quelle che sono le esigenze che cambiano negli anni, sia la strada maestra che la politica, in questo spazio, diceva bene Giovanni, è la politica. Allora, come presidiare questo spazio? Io credo, e questo è l'unico contributo che voglio offrire a questa discussione,
che benissimo questi appuntamenti, benissimo che siano aperti anche a tutte le forze di opposizione che purtroppo per una serie di ragioni, ma noi non guardiamo al passato, guardiamo al futuro, non sono state unite nell'ultimo appuntamento elettorale, ma che credo che insieme debbano cominciare a ragionare su quello che è il prossimo appuntamento che noi avremo, perché presto saremo chiamati a avere una nuova occasione per governare questo territorio, per governare la città. E dentro però questo percorso i temi del decimo municipio, i temi del mare di Roma non possono, non devono essere temi solo di questo territorio, sono temi legati a tutta la città. Noi stiamo cominciando in queste ore la nostra festa romana, tutta un'altra Roma, noi l'abbiamo chiamata così perché pensiamo che tutta un'altra Roma si possa costruire proprio creando spazi di incontro, di confronto fra tutte le energie che si ritrovano. Lo faremo negli spazi della ex Dogana partendo, siamo partiti ieri e andremo avanti fino al 5 di agosto. Ogni giorno ci sarà un tema, abbiamo un po' rovesciato, non partiamo dai nomi, partiamo dagli argomenti. Oggi c'è una tavola rotonda sui temi della legalità e io spero, so che Agostino ci sarà, ma spero che anche altri rappresentanti, Flavio, possano essere presenti. Ogni giorno affronteremo un tema, io vorrei che voi foste protagonisti, come siete già stati l'anno scorso, di questi appuntamenti, vorrei che ne costruissimo altri insieme, perché queste questioni devono essere portate avanti insieme, sono questioni cittadine e devono essere portate avanti anche nelle istituzioni, nelle istituzioni dove noi siamo all'opposizione, quindi in Campidoglio e tra l'altro si sta discutendo il bilancio proprio in queste ore, quindi un altro passaggio su cui è importante fare un lavoro sinergico, e in Parlamento che sta, diciamo, dopo mesi di difficoltà avviando la sua attività, e quindi anche in Parlamento dell'opposizione, ma dove anche siamo chiamati a avere responsabilità di governo, che è la Regione Lazio. Noi non dimentichiamo che il 4 marzo è stato anche un'occasione in cui noi abbiamo celebrato un momento importante, in cui comunque Nicola Zingaretti è diventato anche nuovamente Presidente della Regione Lazio, che è una cosa, dobbiamo dire, che non era assolutamente scontata in una regione come il Lazio, dove è sempre stato molto difficile riconfermare, però evidentemente la forza del fare era riuscita a lasciare una traccia così forte da riuscire, seppur in un contesto così difficile, intorno alla figura di Zingaretti, a consentire questa nuova esperienza di governo. Io credo che laddove noi siamo chiamati a governare abbiamo una responsabilità ancora in più nei confronti del Mare di Roma, e dobbiamo tutti insieme collettivamente assolverla per quelle che sono le questioni anche tecniche che sono state poste sulle questioni, diciamo, di competenza della Regione. Però lo spirito credo che sia questo sicuramente, l'impegno deve essere collettivo, l'invito a tutti voi è di portare il più possibile il Mare di Roma e il decimo municipio anche dentro questa festa che noi stiamo avviando oggi, ieri sera è stata l'inaugurazione, ma oggi è la prima giornata, diciamo, proprio di iniziative politiche. Avremo due appuntamenti, uno sulla legalità, una sorta di stati generali della legalità dalle ore 19, poi alle 21 affronteremo il tema delle buche. No, però lo affronteremo da un punto di vista, perché noi non dobbiamo dimenticare che due anni fa la sindaca Raggi vinse le elezioni dicendoci che bisognava rinunciare alle Olimpiadi, bisognava rinunciare alle grandi opere, bisognava rinunciare a tutto, perché in due anni, perché la prima priorità che avrebbe avuto la sindaca sarebbe stata quella di risolvere il problema buche. La situazione in questi anni, conti alla mano, è incredibilmente peggiore rispetto a quelle di due anni fa. Quindi io credo che sia veramente giunto il momento a questa amministrazione non solo di imputare quelle che sono le cose, diciamo, che i problemi della città storici, ma quelli che sono la mancata assunzione e rispetto degli impegni che loro hanno preso due anni fa. Noi su tutti i temi, lo vedremo, tante altre questioni, abbiamo un'amministrazione, faccio un esempio di un tema che stiamo trattando, che è il tema della casa, nel quale da un lato abbiamo la Regione che quello che deve fare sta facendo, che si sta impegnando, sta facendo cose importanti, dall'altro abbiamo il Comune che ha votato delle delibere sul tema della casa, prendendo degli impegni, mettendo dei programmi, facendo dei cronoprogrammi che non ha rispettato. Io credo che sia il momento in cui bisogna usare parole di verità circa l'azione di questa amministrazione e portarle avanti insieme, perché non è sulle questioni giudiziarie, noi siamo e restiamo e saremo sempre garantisti, ma è sul fallimento politico di questa amministrazione a 5 Stelle che noi dobbiamo cercare di costruire un'alternativa, e questa alternativa secondo me parte grazie a giornate come questa. Grazie a tutti. In tutte le città del mare la fonte turistica è il mare, io non credo, poi abbiamo altri problemi, il dissesto è proprio questa legata al turismo eccetera, per cui mi pare che adesso, da quando è iniziata la nuova consigliatura, e che siamo un po' gli unici che battiamo su questa cosa, e dobbiamo dirlo, perché c'è, come dire, una reverenza rispetto a questo problema, eccetera.
Noi riteniamo che per fare il bene di questa città noi dobbiamo affrontare il nostro problema. Ma voi siete davvero tutti soddisfatti, tutti sono soddisfatti della situazione del mare di oggi? No, non credo. Forse un modello vecchio andava, le cabine, le cose. Oggi dobbiamo fare qualcosa di più. Questo è una grande ricchezza che noi non riusciamo a diffondere. So che negli interventi precedenti, mi scuso, ma sono dovuto stare perché abbiamo cambiato tutte le commissioni in consiglio e ci voleva il numero legale. E so che è stato accennato, noi abbiamo anche accennato al fatto del lavoro di regolarizzare i stagionali, perché questa ricchezza facciamola godere anche ai giovani che aiutano, che concorrono. E poi c'è un fatto, cioè io devo dire che sono rimasto molto deluso di queste 5 Stelle, perché pensavo che chi, onestà, legalità, eccetera, tutte le promesse che hanno fatto anche sul mare, potevamo trovare una sponda su questi problemi. E però vi devo dire che c'è l'inerzia completa su questo fronte. Quindi io credo che è importante questa riunione, perché dobbiamo affrontare questo problema. Discutere con tutti, però discutere anche con tutti gli utenti, cioè su chi oggi praticamente... Il mare d'inverno qua non viene vissuto. Se voi andate in altre città di mare, vivono il mare anche d'inverno, che è una cosa bellissima. Quindi questi problemi ce li dobbiamo porre. Per la prima battaglia noi abbiamo detto, scusate, le ordinanze non è che si fanno e si mettono nel cassetto. L'ordinanza che è stata fatta, guardate che l'applicazione di quelle ordinanze, noi siamo battuti in consiglio anche per questo, noi appena insediati abbiamo fatto il primo consiglio straordinario, quindi in tempi non sospetti, perché era un problema come messo da parte. No, lo dobbiamo mettere al centro dello sviluppo di Ostia, ma io dico anche di Roma, perché questo mare, dimentichiamoci, deve essere il mare naturale dei romani. Quindi però per farglielo diventare loro dobbiamo cambiare il modello di mare. Quindi è stato già detto, cioè la discontinuità, che vi sia un'offerta per tutti. Quindi l'offerta per chi va nella spiaggia libera attrezzata, l'offerta per chi va nello stabilimento, l'offerta per tutti. Oggi non è così, specialmente nella parte centrale. Quindi noi abbiamo chiesto, per esempio, che il PUA, che il commissario straordinario ha, diciamo, discusso e con regime commissariale, e invece il municipio non l'ha mai affrontato, che quindi questo PUA, che così come ha fatto chi ha avuto occasione di leggere, non è il cambiamento. Noi dobbiamo dare una discontinuità rispetto, diciamo, alla situazione che si è creata. Ognuno ha le sue responsabilità, quindi io credo che una discontinuità va costruita insieme, ma una discontinuità anche da parte dei balneari, cioè anche, voglio dire, anche un rinnovamento in quel settore dei responsabili, no? Per avere un interlocutore, come dire, che abbia voglia di cambiare, di fare le cose, che dia indirizzi diversi. E comunque questa, secondo me, è una battaglia sacrosanta che va fatta tutti insieme. Noi abbiamo in consiglio bombardato questa amministrazione e la troviamo, voglio dire, si accennava ai varchi, ma mille altre cose. Cioè, che senso ha separare uno stabilimento dall'altro con dei muri in cemento armato, con reticolati? Questo impedisce l'uso del mare, così come tante altre cose. Quindi noi incominciamo anche dalla legalità a far rispettare questa ordinanza, che sarebbe già un fatto rivoluzionario per rispettare. E su questo però dobbiamo anche tutti insieme costruire un modello, come vogliamo che sia questo mare, ci sta bene che è così? No, non mi pare. Quindi io credo che l'importanza di questo primo incontro, che mi pare sia il primo incontro del PD, e per rivederci a settembre, dove tutti dovranno dire la loro, tutti dovranno contare. Cioè non è per dire, non è una cosa che il progetto lo stabiliscono i balneari è così e poi lo presentano. No, non è così che funziona. Queste sono tutte aree pubbliche date in concessione, lo spirito della concessione è per un servizio ai cittadini, è un servizio ai cittadini, e si danno moltissime regole, tant'è che l'amministrazione, se avesse la volontà politica, ho finito, avrebbe una grande arma, perché voi sapete che chi non rispetta l'ordinanza, chi viola, chi fa abusi, mette a rischio la propria concessione. Quindi le armi ci sono per convincere i più resti. Io sono convinto che anche tra gli operatori ci siano alcuni che magari hanno capito che questo modello non funziona, però dobbiamo costruire, ecco, non con le parole ma con i fatti questo, e credo che
dal mare, non possiamo parlare a Ostia di turismo, secondo me, se non affrontiamo il problema del mare di Ostia, che è la prima fonte di turismo e di ricchezza per tutti quanti. Quindi dobbiamo affrontarlo. Ciascuno avrà le sue idee, ciascuno è abituato a vecchie idee, ma cambiano i tempi. Anche quando nella gestione delle aziende c'è il padre, arriva il giovane, il figlio, e che cambia, fa altre cose, eccetera. E questo cambiamento ci deve essere, e se no ci sono gli strumenti per poterlo fare nell'interesse pubblico. Questa ricchezza non può rimanere praticamente così chiusa e negata al benessere del futuro di Ostia. Grazie. Grazie Ados. Allora, se sto sbagliando, e che c'è anche una sorta di tentativo di, tra virgolette, pacificazione con una fetta di città rispetto alla con la quale il Partito Democratico negli ultimi anni ha un po' rotto, o comunque non ha più tenuto aperto quelli che erano i canali di dialogo. Parlo degli imprenditori balneari, per esempio. Primo, se questa cosa che ho colto, quindi se state cercando anche di ricoinvolgere, creare un dialogo con loro, mi interessa anche semplicemente da un punto di vista proprio così, per capire e meglio descrivere queste vostre intenzioni. E in secondo luogo, sempre rispetto al tema, se avete anche ipotizzato un vostro suggerimento, mediazione rispetto alla regione per quelle che sono le problematiche che noi personalmente come giornalisti denunciamo ormai da 2 anni sull'erosione. Quindi l'animo a prescindere dai singoli imprenditori che hanno denunciato i loro danni, però è oggettivo che l'erosione stia divorando fette importanti di costa, quindi se in questo contesto farete anche da mediatori con la regione per quello che è possibile fare. Una domanda, chiaramente il tema dell'erosione è un tema importantissimo che sta danneggiando Mare di Ostia e tutti noi. Sono stati fatti degli interventi che però non sempre stati, diciamo, risolutivi. A oggi vediamo la situazione quella che è chiaro, lo citiamo anche un passaggio del documento, che l'intervento della regione Lazio e dei finanziamenti europei non serve solo a ricostruire, diciamo, quello che c'è davanti agli stabilimenti, ma anche quello che c'è dietro, quindi la stessa spiaggia, anche perché è evidente a tutti che in molte parti del nostro comunale la spiaggia non esiste più, non esiste mai più, e soprattutto non è un problema diciamo solo del nostro municipio, solo del nostro litorale, ma è un problema che riguarda tutto il litorale del Lazio. Basta guardare sia diciamo a nord che a sud, proprio la presenza del Tevere sta diciamo distruggendo la nostra spiaggia. Su questo però dobbiamo fare molta attenzione, perché gli interventi che sono stati fatti fino ad oggi, cito i famosi pennelli che dovevano salvare la situazione, sono degli interventi che in realtà non risolvono il problema alla radice, ma sono un semplice palliativo per evitare che la spiaggia venga mangiata con un po' più di lentezza, ma in realtà non sono un intervento subito. È qualcosa che ovviamente non lo mettiamo in dubbio, ma è chiaro che non sono i pennelli la risoluzione al nostro problema. Il problema principale, scusate, finisco così, poi rispondo anche la domanda, è che andrebbe ripensato completamente anche il rapporto con l'urbanizzazione della città, che in parte ha contribuito a questo fenomeno, picco di rapporto proprio col fiume, che diciamo in qualche modo è il principale responsabile dell'erosione delle nostre spiagge su Ostia. Invece su quella che era la mia domanda, noi non vogliamo circoscrivere il dibattito solamente al gruppo degli imprenditori balneari o ai cittadini o alle associazioni. Noi diciamo che abbiamo un canale che è aperto a chiunque voglia dare un contributo. Quello che però deve essere chiaro e deve essere importante è che chiunque voglia partecipare comunque alla costruzione di questo progetto e dare il proprio contributo, allora deve fare nel pieno rispetto della legalità e delle norme di legge. E questo già è un discorso che insomma mi sembra abbastanza importante. Qui deve mettere a disposizione il proprio contributo in maniera settica, nel senso non possiamo pensare che gli imprenditori del settore possano in qualche modo dettare la linea e decidere loro come ricostruire il lungomare. Come dicevo prima, è chiaro che la regia deve essere pubblica, non abbiamo problemi della compartecipazione del privato o della partecipazione o della gestione del privato delle spiagge, ma è chiaro che ci deve essere una forte regia pubblica che dà un indirizzo e una valutazione su come viene gestito il lungomare. Poi è chiaro che gli imprenditori del settore hanno voce in capitolo e dovranno dare il loro contributo. I pennelli o pannelli, come diciamo, di cemento. Bisogna fare uno studio approfondito con gente esperta, perché quei pannelli non sono un palliativo, sono un danno.
quei pennelli hanno provocato e continuano a provocare un... chiedo l'umiltà prima di dare il giudizio su un palliativo di chiedere a una commissione di esperti il senso del singolo ciò che nasce in ottobre. Siccome il sottoscritto negli anni 70 fece parte di uno dei primi comitati che si intestano di ripascimento morbido, ci sono i documenti che l'allora sindaco Vetere andò in Olanda a verificare come questo ripascimento era stato fatto. Allora dico che più cemento si mette sulla costa e più erosione c'è. Sono il presidente del sindacato Balneare del Lazio, ex concessionario dello stabilimento Med, perché è definito abusivo dall'amministrazione, e quindi ho riconsegnato le chiavi all'amministrazione. Detto questo, io trovo molto interessante il fatto che si è aperto un dibattito all'interno del Partito Democratico sul tema, perché nonostante gli attuali numeri, credo che il centrosinistra debba essere un elemento importante, una forza di governo per il Paese e anche del nostro municipio. Detto questo, trovo che ci siano elementi di carenza e quindi vorrei darvi un mio contributo personale. Primo, il provvedimento del PUA del 2000, poi fatto, approvato nel 2005 e ratificato dalla Regione nel 2006, dove al PUA si dava una forza, una valenza urbanistica, perché se leggete quel PUA dentro ci sono i coefficienti di edificabilità. Quindi l'amministrazione allora, e mi stupisce che voi oggi, riteneva che il PUA fosse lo strumento adatto per pianificare la spiaggia. In realtà non è così, tant'è vero che le nostre concessioni, compresa la mia, per le autorizzazioni date in funzione della come dire, approvazione del PUA e quindi in coerenza del PUA, sono state considerate insufficienti e quindi da qui l'idea dell'abuso, perché non è che l'amministrazione comunale non mi avesse autorizzato. Ma allora oggi l'immaginario di adeguarsi, perché voglio dire, credo che del Med si possa dire tutto, ma certamente l'impatto ambientale del Med è zero, l'accessibilità è totale, è tutto il legno dei facili rimozione, quindi credo che sia coerente con quell'idea che alcuni di voi hanno espresso. Questa cosa è talmente chiara che nel 2011 fino ad arrivare al 2013 lo stesso comune di Roma con la giunta Veltroni ha fatto un altro piano di utilizzazione degli arenili abbinandolo a uno strumento urbanistico che voi dovreste ripartire da lì, perché intanto è uno strumento fatto dalla vostra amministrazione e credo che qui nessuno disconosca il lavoro che ha fatto Veltroni e Orutelli. Il secondo perché ha già valutato il problema e ha creato uno strumento urbanistico necessario per fare questo passaggio. E tant'è che i 5 Stelle l'hanno completamente ignorato. Allora io credo che bisognerebbe ripartire da questa cosa, è un lavoro già fatto sul quale è possibile. Si dica il vostro punto di vista riguardo la situazione del Mare di Roma. Innanzitutto la situazione del Mare di Roma è essenzialmente uno stato di totale abbandono. È abbandonata la città, è abbandonata la periferia della città ed è stata abbandonata anche il Mare di Roma. Noi abbiamo un'assenza di strategia su come risollevare il decimo municipio, che è stato tra l'altro colpito da una infiltrazione, da un caso diciamo, enorme, gigantesco di presenza di criminalità, e quindi non solo c'è bisogno di ripristinare con l'aiuto di tutte le istituzioni una situazione di totale legalità in questo territorio, ma c'è anche bisogno di rilanciarlo economicamente e di non farlo morire. Ecco, qui manca
completamente una regia. Qui la conferenza stampa di oggi ripropone i temi del litorale romano, quello che è stata il PUA approvato nel 2000, a cui ancora stiamo aspettando di vedere in seguito, ma basta camminare per questo territorio durante il giorno e capire, comprendere come poi alla fine mancano proprio le cose basilari, il trasporto pubblico, il totale completo abbandono del litorale, l'abbandono degli spazi verdi, la trascuratezza, la sporcizia, e poi da lì arriviamo al tema dell'accesso al mare. Quindi è un piano complessivo che però deve partire innanzitutto da un atto di volontà politica, cioè si vuole che questo territorio abbia uno sviluppo turistico, che abbia uno sviluppo economico, che sia il mare di Roma oppure no. A me sembra no, motivo per il quale io ho sostenuto l'autonomia di questo territorio, cioè che alla fine bisogna anche dare strumenti legali e strumenti amministrativi per poter ripartire con le proprie gambe. Ma se si rimane come si è sotto il controllo della capitale, allora la capitale si deve occupare anche di Roma con una visione lunga e non con una visione corta come sta avvenendo adesso per il litorale di Roma. Grazie.